Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Martedì di Pasqua, siamo nel tempo dell'ottava, 8 giorni per ritornare sul grande mistero della risurrezione del Signore. E in queste mattine vogliamo, raccogliendo a piene mani quello che è l'invito della liturgia, vogliamo ritornare sui brani che ci annunciano la risurrezione del Signore nei 4 Vangeli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Iniziamo la nostra preghiera con il Salmo 62. È un salmo intitolato L'anima assetata del Signore. È uno dei 3 salmi delle lodi mattutine, non solo della domenica della prima settimana, ma delle grandi solennità. Lo recitiamo per 8 giorni, dal giorno di Pasqua fino all'ottava, e credo che esprima bene quei sentimenti di attesa, di anelito verso il Signore, che vedremo anche nel Vangelo secondo Giovanni che ascolteremo oggi. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. All'aurora ti cerco, così come le donne, le mirofore, andarono al sepolcro di buon mattino, quel primo giorno dopo il sabato. A te anela la mia carne come terra deserta, arida, senza acqua, e l'anelito di colui che cerca il volto del Signore, cerca verità e consolazione. E poi ancora, la tua grazia vale più della vita. Maria di Magdala, gli apostoli, ma ciascuno di noi si rende conto che c'è qualcuno che dà senso alla nostra vita, e quella grazia che viene da questo qualcuno, il Signore, vale più della vita. Le cose che hanno valore illuminano quelle che hanno meno valore. Pensate il valore dell'amore, il valore della fede, il valore di tutto ciò che illumina la nostra esistenza. Ecco, sono i nostri sentimenti nella vita davanti al mistero della morte e della risurrezione, e sono gli atteggiamenti che incarna Maria di Magdala nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 20, che ora ascolteremo. Le apparizioni di Gesù risorto a Maria di Magdala sono una costante in tutti e 4 i Vangeli, ma è soprattutto Giovanni che narra la priorità data dal Signore a questa donna per apparirgli, per mostrargli la verità della sua risurrezione. È qualcosa di singolare, perché di solito nell'antichità le donne non potevano testimoniare nei processi, non erano ritenuti dei testimoni credibili, ma il Signore ancora una volta va al di là degli schemi umani. Egli, che aveva preso con sé delle donne come seguaci,
una cosa inammissibile al tempo suo presso gli ebrei. Si diceva: è meglio mettere la Bibbia sul fuoco che darla in mano ad una donna. Gesù va controcorrente, lascia che queste donne lo seguano, lascia che sia questa donna, Maria di Magdala, a ricevere il dono dell'apparizione. Capitolo 20 inizia così, del Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. L'atteggiamento di Maria di Magdala è quella di chi crede nell'amore del Signore, nella sua bontà, ma non crede nella sua risurrezione. La sua non è ancora una fede matura, la fede di colui che crede che Gesù è così grande e potente da aver sconfitto la morte. E dopo la corsa degli apostoli verso il sepolcro e la loro constatazione che esso è vuoto e l'affermazione che il discepolo che Gesù amava crede, il brano continua. Maria invece stava all'esterno, vicina al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Ecco ancora l'affermazione di incredulità. Lei ritiene che il corpo di Gesù sia stato rapito. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi nella postura di chi è risorto. Ma non sapeva che fosse Gesù. Manca ancora l'atto di fede nel risorto. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ecco, Gesù la chiama per nome, instaura con lei un rapporto personale, le mostra che la conosce e la ama. La nostra relazione con il risorto è la relazione con un Dio che ci ama personalmente, che ci conosce, che prima ci domanda perché piangi e poi ci chiama per nome. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabuni, che significa maestro. Questo voltarsi indica proprio il cambiamento. Nell'Antico Testamento il gesto del voltarsi indica la conversione, il cambiamento di mentalità e di esperienza. È quello che sta vivendo proprio Maria di Magdala. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Quante rappresentazioni, raffigurazioni pittoriche ci presentano questo episodio di Gesù che dice a Maddalena: non mi toccare, in latino non mi tangere. Perché questa espressione? Non mi trattenere, meglio, non ti aggrappare a me. Perché Gesù vuole che l'esperienza di Maria di Magdala sia quella non di chi lo tiene solo per sé: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre mio. Questo è il momento, sembra dirle, nel quale la tua missione non è quella di trattenermi, ma di annunciarmi,
di andare agli altri discepoli, a tutto il mondo, tutti quelli che incontrerai, e dire: io sono risorto e salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Un'espressione che indica: io vengo glorificato, Dio mi ha dato potere, il potere dell'amore su tutta l'umanità. Cari fratelli e sorelle, la fede nel risorto per il cristiano è fondamentale, tanto che San Paolo dice: se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Sì, sarebbe la fede in una persona che ha fatto tanto bene, che ha detto delle cose e ha dato degli insegnamenti eccezionali. Ma Gesù non è semplicemente il grande maestro, l'uomo che ha affascinato le folle. Egli è Dio, e solo Dio può coinvolgere anche noi nella sua storia di salvezza, di risurrezione. Per questo la fede di Maria di Magdala diventa matura quando passa dall'affetto per questa persona alla fede che questa persona che lo ha tanto amato è Dio. Non mi trattenere, cioè non ti fermare semplicemente ad uno stadio della tua fede, va oltre. Io credo che in questo momento storico di pandemia, con tanto dolore, con tante morti, noi abbiamo bisogno di fare questo salto di qualità nella nostra fede. Credere in un Dio che ci sta vicino, certo, è importante, ma credere in un Dio che sconfigge la morte, ecco, è il centro della nostra fede, è il salto di qualità che è stato chiesto a Maria di Magdala e che viene chiesto anche a noi. Ieri mattina, presso il cimitero di Cerignola, davamo il nostro arrivederci a un sacerdote, Don Saverio del Vecchio, morto di coronavirus. Ci è stato letto dal suo esecutore testamentario, Don Carmine Ladogana, il testamento spirituale di Don Saverio, e colpivano le espressioni nelle quali diceva che era pronto ad incontrare il Signore e avrebbe accettato la morte in qualunque forma, circostanza, luogo essa si fosse presentata. Evidentemente perché questo sacerdote aveva maturato in sé la convinzione che la morte non è altro che l'incontro con il Signore, andare verso la pienezza di una vita che troverà il suo compimento nella risurrezione. Vogliamo chiedere per tutti noi questa fede grande, la fede nel risorto, la fede di Maria di Magdala, la fede di coloro che oltre le tenebre, il buio, la morte, sanno intravedere il volto del Signore. Sappiamo che non è facile, anche Maria di Magdala ha dovuto fare il suo cammino. Prima piangeva, poi vuole trattenere il Signore, poi addirittura lo va ad annunciare. Chiediamo al Signore che aumenti la nostra fede e ci renda persone convinte, fiduciose nella sua risurrezione. Ci affidiamo in questi giorni alla Vergine Santa, Maria Santissima di Ripalda. Sapete che ogni sera c'è la preghiera del Rosario su Facebook, la pagina della diocesi e quella del santuario, e la Santa Messa celebrata a turno da un sacerdote, padre spirituale di quelle confraternite che per tradizione già dal lunedì di Pasqua si recano al santuario per prepararsi a accettare, a ricevere nella città l'icona della Vergine Santa. La Vergine Santa è sempre presente in mezzo a noi, la sua icona rimane al santuario fin quando non saranno terminate queste necessarie e doverose restrizioni. Noi la invochiamo e sappiamo che lei ci ascolta, la Madre del Risorto. Vergine bella,
Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa al comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria, nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Santissima, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Santissima, Salute degli Infermi, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Pietro, prega per noi. San Potito, prega per noi. San Trifone, prega per noi. San Clemente, prega per noi. San Leone di Ordona, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio da Padova, prega per noi. San Francesco da Paola, prega per noi. San Rocco, prega per noi. E tu, venerabile Antonio Palladino, intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza. Viviamo l'intera giornata con questa certezza.